Buongiorno, un breve commento dei primi 20.000 km con la mia Africa Twin 1000 del 2018. Qualcuno avrà già visto quello dei 10.000. Partiamo dall'affidabilità, 20.000 km, ho controllato l'olio l'altro giorno, ne ha fatti 8.000 dal tagliando dei 12, non ha consumato un grammo d'olio. Quindi conferma la robustezza, l'affidabilità, la semplicità di questi motori. Ho fatto tanto fuoristrada per il mio livello molto basso e ho notato che non ho alcuna perdita, nessuna traccia di olio dalle forcelle o dalla sospensione posteriore. Dove vivo io non piove mai, quindi è sempre tutto molto asciutto. Faccio piste di sterrati relativamente facili, qualche letto di fiume, qualche salita ripida con un po' di ciottolato, però tutto nei limiti di uno che non è capace. Sulla sabbia molle non vado mai perché 200 e passa chili non sono alla mia portata per guidare sul morbido, per quello ho una 250 a due tempi con cui mi diverto sul morbido. Sono caduto diverse volte su queste barre paramotore cinesi che ho preso su AliExpress, si sono piegate qua, vediamo se si vede. Si sono piegate qua, però mi hanno salvato il carter. Non ci sono segni a parte questo piccolo segnetto qua. In combinazione con i paramani e queste cinesate qua, diciamo che 5-6 volte per lato mi hanno salvato e non c'è alcun segno sulla carrozzeria. Quindi direi che il risparmio sui paramotori non è stato un danno. Poi la sella, che è abbastanza comune essere dura sull'Africa Twin, cosa ho fatto? Pecora vera dell'IKEA, a cui sotto poi ho cucito 1 cm di gel, un tappetino di gel grande come le mie chiappe. Insieme alzano la sella di 2 cm, quindi l'ho abbassata a livello basso, ho recuperato l'altezza con questa bellissima, elegantissima pelle di pecora, pelo di pecora, che tiene la sella sempre molto fresca e poi la moto diventa estremamente comoda, ci puoi tranquillamente stare 7-8 ore senza avere il male alle chiappe. Ad alcuni non piace, ma è una trovata secondo me interessante perché salva la sella, è stracomoda, davvero stracomoda, lavabile ed è sempre fresca e ha il culo sempre asciutto. Ho cambiato le gomme Bridgestone A41 di serie con queste meravigliosissime Metzler Karoo Street, con le quali ho fatto 6.000 km di misto asfalto. E un po' di fuoristrada duro, c'è qualche piccolo segno di rottura appena appena, viste le strade che percorro abbastanza frequentemente. Io sono un grandissimo amante della Metzler come marchio in generale, avendole avute sulle BMW e su altre moto. Queste sono gomme ovviamente prevalentemente stradali, ma devo dire che in un letto di un fiume, su salite ripide, col ciottolato, con la ghiaia sempre tutto asciutto, mi hanno dato un'enorme confidenza e un'enorme trazione. E poi sull'asfalto sono delle gomme meravigliose, molto comunicative, un enorme grip, molto, molto regolari. E poi quando diventano calde sono veramente delle gomme quasi completamente stradali come affidabilità, come piega, come trazione. Qualche segno di invecchiamento dove magari si sono un po' rotte a contatto con la parte dura. Adesso hanno fatto 6.000 km, hanno 4 mm o 5 di battistrada, presumo di farne altre 2 o 3.000, ma fantastici, fantasticissime gomme. Chi mi ha guardato l'ultima volta, avevo montato questa tanica per chi fa distanza in luoghi remoti, ho fatto una modifica alla parte sotto, gli ho messo un rubinetto così che la benzina può essere estratta dal serbatoio di riserva senza dover smontare il serbatoio, soprattutto scomodo quando hai le borse da viaggio. E che altro? Ho montato questo supporto di una ditta svedese che tiene insieme un po', irrobustisce un po' il ponte di comando, perché in fuoristrada
questa parte comincia a vibrare paurosamente, soprattutto con questo peso esposto del mio roadbook. Costa 100 euro questo pezzo di ferro piegato, è un furto legalizzato, però mi salva il ponte di comando. Non mi pento minimamente di non avere la 1100, che trovo sicuramente sarà una moto fantastica, non fa per me, troppo complicata, troppa elettronica, troppo marketing, troppo costo. Costa 20.000 euro, la mia l'ho pagata 10 e la 1100 non è una moto doppiamente bella. Altro nulla, mi sono lamentato dopo 10.000 km del cambio, il mio cambio è un cambio che non mi piace per niente. Trovo il folle troppo spesso fra ogni marcia, c'è un gradino abbastanza evidente fra le marce, non capisco perché. Come dicevo, sono sfigato io, di solito i cambi delle giapponesi sono molto 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 buoni, molto precisi, con cambi secchi. Mi lamentavo anche della morbidezza delle sospensioni anteriori, mi rimangio tutto, perché andando in fuoristrada ci si accorge della bontà e della morbidezza e dell'escursione delle sospensioni, soprattutto della forcella, che dà un enorme contatto con il terreno, si è sempre a contatto e quindi questo ti dà la direzionalità, ti dà la confidenza di proseguire in zone che magari sono oltre le tue capacità. E ribadisco, le protezioni mettetele, un bel paramani e anche un paramotore, anche quella cinesata lì di AliExpress può andar bene, costa poco, e senza mettere il cancello col porta asciugamani fino all'alto si può avere una moto che è caduta 5-6 volte senza avere un segno sulla carrozzeria. E ho finito, grazie. Ah, questo qua non è fibra vera, è un film della 3M in fibra di carbonio finto, tanto non si guarda mai attraverso il vetro. E niente, è un film robustissimo, l'avevo usato per la mia KTM Supermoto, dura anni, è robustissimo e mi piace da vedere. Si applica facilmente, lo si scalda con un phon per capelli e non si stacca più. E ho finito, tutte queste robe qua ne ho parlato ampiamente nella prima puntata di 10.000 km, il GPS con i comandi, il roadbook manuale, il cruise control, le leve corte, eccetera eccetera. Ma fidatevi di un cretino, la pecora ti salva la vita. Buona giornata, buon viaggio e allegria.